Bentornati in India, bentornati in Himalaya. Siamo reduci da un episodio quasi puramente burocratico amministrativo. D'altronde ogni tanto a questo gioco serve anche ciò. Bastard ci chiede un'alleanza, ma a noi non serve questa alleanza. Vediamo se possiamo migliorare un po' i nostri introiti. Direi di sì. Quindi anzi, noi eravamo qua che stavamo Chagatai dichiara guerra a Bukhara, Ming dichiara guerra a Karadel. Ma dai, Karadel non eri già tributario, che roba strana. E tu hai disonorato cosa? Comunque, stavamo aspettando di fare un claim con gli Arkand, ormai ci siamo, però a questo punto aspettiamo un po'. Ok, abbiamo un claim su Bukhara e sfruttiamolo, perché nel 27 finisce la tregua con Bukhara. Bengala è andato in bancarotta. È lungo fare sto claim perché Yarkand stava cercando di evitarlo. Vediamo di prendere la provincia col maggior sviluppo. Direi che senza dubbio Kashgar. Ora dichiariamo questa guerra. Livello 3, ok. Allora, sicuramente voi con... non abbiamo neanche un leader da assedio, va bene. Con... voi 4. Ok, iniziamo pure l'assedio. Non dovrebbe essere una guerra complicata, però. Ah, c'è anche questo da assediare, va bene. Tutti questi ribelli Chagatai preferirei non ci fossero. Prossima tregua a finire, quella di Bukhara, poi Malwa e Delhi nel 28. Nel 28 è un appuntamento da non perdere qua. Anzi, iniziamo a fare claim. Assolutamente da non perdere. Tanto che preferisco Spy Network Construction. Wow, la nostra regina è davvero formidabile. Sarebbe bello potesse regnare un bel po' di più. Tu vieni qua. Bello, inizia sto segno che ti devo dire. Wow, che giro. Ok, ecco qua le truppe di Arkand. Dobbiamo solo arrivare a ucciderle. Potremmo scegliere un nuovo gruppo di idee, potremmo.
Però non c'è fretta in realtà. Ok, Age of Reformation. Golden Era per Ming, wow. Beh, abbiamo già due obiettivi raggiunti. Il primo direi che non riusciamo a raggiungerlo, il quarto men che meno. Questo dubito. Asian Trade sarebbe bello. E l'ultima mi sembra abbastanza ambizioso come obiettivo. Mongolia si ingrossa. Ah, lì c'era un avviso poco interessante. Ming Adventurers. Wow. Beh, questo è un bel evento, un generale con 40 di Military Tradition. Vediamolo. Sì, è un bel generale, per carità. Però poteva essere meglio. Poteva essere molto meglio. Truscon Bucara finita. Bengala non è più un nostro rivale, fattibile. Vediamo. Allora, qui invece vogliamo un claim qui e continuiamo a farlo. Ok, possiamo concludere i nostri assedi qua, facciamo una guerricciola bucara. Prima però facciamo, dato che bucara è un nostro rivale, anche se non dovrebbe cambiare molto, lanciamogli un insulto. E poi andiamo in guerra. Qui in realtà cosa vogliamo? Qualche provincia qua, ma non voglio prenderne troppe, anche perché siamo già a rischio coalizione. Però potremmo ingrossare un po' Chagatai, che a quel punto sarebbe contento e non se la prenderebbe con noi. Così facendo però Yarkand resta qualcosa. Preferisco avere un bordo con Yarkand però. Quindi tu resta qua. Oh, eccoci qua, upgrade, finalmente diventiamo un impero, giusto?
No, adesso siamo Kingdom, un regno. Non manca poi molto a 2000. Preferisco evitarlo, tanto siamo a posto come Religious Unity. Ok, però ci sono dei ribelli pronti a spawnare qua. Vediamo se qua velocizziamo tutto. Abbiamo un diplomatico in più, una cosa fantastica. Infatti possiamo ad esempio, vediamo dopo Delhi cosa succede. Persia no, c'è Bengala nel 33. Però vorrei anche aumentare un po' le relazioni con i miei alleati una volta ogni tanto. Tra uno e l'altro. Sì, ma ci siamo, settembre, quindi fine di questa guerra, andiamo subito qui, tutti, tutti, tutti. Così da poter fare subito guerra a Delhi e prenderci Delhi. Adesso che non ha alleati. Tu dove andrai? Sicuramente starei da me, vero? Non lo so, possiamo anche aspettare, non è urgente. Prima iniziamo questa guerra. Allora. Prima di tutto, facciamo così. Non serve fare truppe ulteriori. Dai, neanche uno d'assedio. Questi hanno due forti. Ok, tregua con Delhi finita e possiamo dichiarare guerra a Delhi per Central Dob. No, per Delhi. Mentre tu dopo ti sposti qua. A meno che tu non sei mantenuto, no, sei mantenuto, ok. Maledetto, è riuscito a fuggire, vabbè. Facendo guerra a tutti a Bengala, chissà cosa rimarrà di Bengala. Anche Yarkand, che in realtà va benissimo, nel senso, Bengala abbiamo un sacco di. Wow.
di aggressive expansion, quindi se Bengala dovesse sparire dalla mappa sarebbe una gran cosa per noi, grandissima cosa. Che botta. Ok. Tu non servi più, tu inizi a costruire e iniziamo a costruire anche qua. Ahia, Moscovia pure, cioè si sta avvicinando a Moscovia. Che può essere un buon alleato in realtà, credo. No, a me serve che la nobiltà stia contenta. In realtà non posso permettermi nulla, quindi ciao Bucara, ci dai ste tre? No. Continuiamo la nostra guerra. Vabbè, a sto punto possiamo prendere da lì ciò che ci serve. Solita mega coalizione che poi è sempre quella. Allora se facessi così resta sempre quella, quindi va bene. Siamo in tregua con tutti tranne con Great Horde. Quindi la coalizione non si forma e va bene così. Adesso sì che si ragiona. Wow, Mo Yang, ti sei ingrassato bene. Ora, Great Horde. Sì, ci odi, però. Non posso impostarti come rivale. Cerchiamo di farci amici in Mosca e vediamo cosa succede. Belli Yarkand, ok, ci sta. Chagatai è stato completamente annesso, il nostro tentativo di salvarli è andato a quel paese. Dove compariranno i ribelli? Abbiamo un po' di forti nell'area, quindi non è un problema. Ora però c'è un piccolo problema qua. Perché voi siete così sleali solo per quell'evento? Esagerato.
Ok, a questo punto il gruppo di idee è diplomatico per forza, perché ne abbiamo un sacco. Andremo di influence, banale, ma sempre uno dei migliori gruppi. Già, la guerra bucara ci sarebbe anche da finire. Ma ad esempio, Kazak, non riusciamo a farcelo. No. Avvassallarlo. Vediamo un po' d'oro, spendiamolo. Esserci con sti ribelli. Dai, ribelli. Sempre così, ogni volta che tieni le truppe lì di fianco, questi non compaiono. Ho visto una cosa interessante. No, Serbia e Bosnia. Ok, adesso abbiamo un sacco di war score. Adesso prestiamo truppe agli Arkand per far sparire Bengala. Cioè, i core sono finiti? No, siamo tanto overstesi. Sì, quindi non c'è fretta di fare pace, giusto? Giusto. Al prossimo episodio vediamo cosa combiniamo in questo nostro tentativo di arrivare a 2000 di sviluppo. Peccato che nella prossima patch ci saranno delle idee custom molto migliori, ma ormai è tardi. Ciao a tutti.